La Cascina, organizzazione cooperativa vicina a Comunione e Liberazione, presente in Toscana e soprattutto a Siena, dove ha rilevato da anni gli storici bar della famiglia Nannini ed è stata anche sponsor a gettone del Siena in Serie A nella fallimentare gestione di Mezza Roma, è presente nelle intercettazioni di Mafia Capitale. L'inchiesta che sta portando alla luce gli intrecci tra malavita organizzata, centrali cooperative e politica. La sede della Cascina a Roma è stata perquisita e alcuni dirigenti sono stati raggiunti da provvedimenti della magistratura. Il presidente del CDA della Cascina, Giorgio Federici, ha puntualizzato che nessun dirigente è accusato per reati di mafia. Il fulcro degli addebiti riguarda il centro di accoglienza profughi Cara di Mineo, ma sapremo dimostrare, dice il presidente della Cascina, la nostra correttezza. Nelle intercettazioni si sentono i protagonisti di Mafia Capitale, da Odevain a Buzzi, parlare della Cascina in più circostanze. Odevain racconta di aver ricevuto soldi dalla Cascina e di aver saputo orchestrare una schermatura antiriciclaggio. In un'altra, sempre Odevain, si lamenta con Buzzi della difficoltà di riscuotere i soldi che gli deve la Cascina. Perché non la paga? Non paga, non so più che cazzo fare. A parte mi dicono che loro non prendono i soldi, ed è vero, perché io almeno praticamente lo pagavo l'ultima volta, lo pagavo sempre, per cui un po' giocano su questo, un po' è problema, loro non sanno come darmi, non vogliono, non accettano nessuna soluzione. Non accettano nessuna soluzione che ho prospettato, perché sono paranoici, perché ci hanno paura di tutto, perché non vogliono che neanche lontanamente possa incontrare qualche problema con me e loro. Mi do un sacco di soldi in alto. Allora mi dice, ah, teniamo in contatto. Io non è che va tanto bene, poi tocca a tutti questi impicci, questi giri, questi...